Mangiato, siamo nella piazza anfiteatro di Lucca. Quindi abbiamo più energie per spiegarvi la situazione. Appena non piove, è un moscerino sull'obiettivo. E ci domandiamo come mai anfiteatro? Non vedete che forma la piazza? È chiusa dalle case ad anfiteatro. Nel tempo del Medioevo qui a Lucca c'erano ben 250 torri, ad oggi ne rimangono solo due. La torre Guinigi alle mie spalle, alta 45 metri e apparteneva a una possente famiglia lucchese. In cima alla torre, da alcuni secoli, crescono i lecci degli alberi, utilissimi soprattutto d'estate dopo aver affrontato i 200 e passa scalini a salire. Con qualche gocciolina sopra l'obiettivo e visto che non ci sono passati 2000 scalini di stamattina, ce ne facciamo altri 230 euro, no? Più o meno, se non mi fa domani. Approx, e poi 230 al ritorno. Ritorno alle origini. E tutto iniziò con una GoPro nel 2017. Perché si fa lo zoom? Tempi della Thailandia. Oh, torniamo a fare il selfie col braccio che si vede bene in evidenza. Io non ci voglio rimontare il superatino sotto in realtà, no? Dunque la tengo così. Diciamo sì che... Io sto cercando dove dobbiamo andare. E la piccolina Canon ha preso già troppa umidità oggi nelle grotte e vorrei evitare di esporla a ulteriore umidità e acqua diretta. Dunque, finché più rigida, ritorniamo alla GoPro, che comunque è stabilizzata, figo camminare con la GoPro. Ma vedete solo un cambio di saturazione. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you, go slow. So I can write it down and become the perfect man for you. Questa cattedrale alle mie spalle, ovvero il Duomo dedicato a San Martino, è stata aperta nei primi anni 1000. Si può notare, così ho letto in giro, però non ho capito chi è San Martino, che dona il suo mantello a un povero. In seguito costruirono la parte destra della cattedrale, adattandosi allo stile architettonico della facciata principale.
long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. I'm so glad I didn't give up easy. Lucca viene considerata come una delle 100 chiese. Questa alle mie spalle è la chiesa di San Michele. Ora andremo a vedere nella facciata l'arcangelo che combatte il drago. So I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't. Secondo una leggenda, al dito dell'arcangelo c'è un diamante e di notte si vede brillare. Noi purtroppo questa notte non abbiamo l'opportunità di vederlo, ma se voi l'avete visto, scrivetelo nei commenti. Questa alle mie spalle che avete appena visto è la seconda torre rimasta dalle 250 qui a Lucca, così si dice su Google. L'orologio che avete visto risale al 1759, installato da degli orologiai lucchesi. Ancora oggi va a carica manuale. Ragazzi, era il 1754, 5 anni di differenza non è che cambiano la vita, ma è meglio sempre mettere i puntini su lei. So what if you, what if you, what if you been sitting there and thinking all this time? Oh oh oh, what's your mind? Adesso percorriamo per un pezzetto le mura di Lucca. Sono ben lunghe 4 km e larghe 30 metri. Non ce ne rendiamo conto della loro maestosità. Queste mura sono state costruite tra il 1504 e il 1645 e fortunatamente non sono mai state utilizzate per difendere la città, se non dal fiume in piena, nel 1800 e qualcosa. Dire una cosa logica, anche se c'è il sole dietro. Visitiamo la città, piove. Ok, abbiamo visitato la città, andiamo verso la macchina. Sole. Sole. Ma che ce l'hai con noi? Da come potete notare, siamo ritornati in macchina e quindi switchiamo con la Canon. Io. Ovviamente mentre giravamo Lucca pioveva, siamo usciti da Lucca, sole pazzesco, il karma è sempre verso di noi. Adesso andiamo a trovare un luogo dove accamparci e passare la notte per le avventure che seguiranno l'indomani. Ciao! Macchinina parcheggiata, tenda montata, ve la devo per forza far vedere da qua perché piove, scusa per la luce. È un casotto, mi devo spostare. No vabbè, tanto lo dobbiamo far vedere il casino. Sì, è ancora incasinata. E qua quando ci si organizza per forza a caricare le cose, ci sono le batterie, il telefono, l'orologio, una ciabatta dentro una scarpa perché isola dalla pioggia. Chi vuoi che isola dalla pioggia? E telo che isola dalla pioggia. Qua sotto sì, per, avete capito, no? C'è la toaletta quella per i campeggi. Ho fatto prestare l'adattatore che voi ovviamente non ce l'avevamo. Eh sì, oggi è un po' di disagio, dai. Però meglio qui che fuori.
Ma ho messo le accecante. Lo so, se no non ti si vede. Ah, così sì, perché riflette la luce e ti si vede, ok. Sì, tutto sommato per la tecnologia oggi è stato meglio qui che là fuori. Poi piove, raga, piove, ci sono i bagni, c'è la doccia, c'è la piscina. Se ci non pioveva si poteva fare il bagno in piscina. Perché se non piove vi porterai anche in giro a farvi vedere il campeggio, però piove. O domani mattina o andiamo in giro con la GoPro. Ci si aggiorna o dopo o domani. Beh, dunque, ciao. Adesso provvediamo a fare la pappa. Cosa mangeremo non si sa. Rane fritti e baccalà.